Adesso passiamo alla terza presentazione di questa sera, di nuovo Melody Nixon dalla Nuova Zelanda, scrittrice. Melody ha lavorato a un progetto che si chiama Le Cinque Età del Pistacchio, intervistando delle persone su tradizioni culinarie e il loro approccio anche alla cucina contemporanea e moderna. E ha cucinato con loro mentre li intervistava e ha scritto cinque pezzi con queste persone. E stasera leggeremo alcuni in inglese e alcuni in italiano. Melody dovrei dire che parla perfettamente italiano, quindi potrà dire anche lei qualcosa direttamente sul progetto e sull'esperienza. Sì. La prima volta in Sicilia. Sì. Ok. Va bene, grazie. Mi sentite? Sì, forse. Okay. Allora, essere qui per queste tre settimane è stata un'esperienza ricca. Prego. Maybe we should close that door. Sì. Ok. Here is close. Essere qui per queste tre settimane è stata un'esperienza ricca, intensa e caldissima, indimenticabile. Voglio ringraziare tutti che hanno parlato con me, tutti che mi hanno invitato a casa e tutti che hanno accettato l'invitazione di cucinare insieme a me. Soprattutto voglio ringraziare la bellissima Tina Calosa, la scrittrice e cuoca brava Adriana Re, lo master di formaggio Sebastiano di Tenuta Tagliamenti, che non poteva venire stasera, l'avvocato Giovanni Leone, lo chef Francesco Torre e i curatori di questo progetto, Claudia Turi. Avevo l'idea di cucinare con le persone qui perché credo che lavorare insieme sia il modo meglio per capirsi, soprattutto quando si lavora con le mani. Volevo capire come sta cambiando la Sicilia, che cosa ci lascia e che cosa rimane. Adesso sentiamo estratti di questo librettino che ho scritto qui. Si chiama Le Cinque Età di Pistacchi. Questo è tutto in inglese, ma se volete mi puoi chiedere e vi posso dare. Prima leggo un estratto di un testo che è in inglese e in italiano. Poi dopo Tina, Adriana e Claudia leggono ancora tre storie piccole che ho scritto su questo paese. Allora, numero uno. La montagna che ama il mare. Sicilians build things like they will live forever and eat like they will die tomorrow. Plato. As we travel through Palazzolo Acreide, we search for the origins of this land that has been traveled through and inhabited by so many. Its roots run back through layers intersected by crossroads. Sediment, carefully placed rocks, carvings, all the way back to the Siculi and to the prehistoric tombs that date to 1100 BC. In Sicily before the Greeks, Bernardo Brea writes of the cave paintings, tombs, and the tools that the Paleolithic inhabitants of the island left us. Even before the Greeks arrived in the 8th century BC, says Brea, Sicily was a meeting point of different cultural universes. The indigenous Siculi in the east, Sicani in the west, and Ilimi in the northwest. Indo-Europeans who were comprised of indigenous and exiles. Theirs, says Bria, was a spiritual yet pragmatic world. E allora, scusatemi l'accento, ma ci provo. Cammino lungo via panorama sotto al sole, alla ricerca delle tombe e delle case che i Siculi costruirono nelle rocche.
che è qualcosa di molto intrigante al riguardo della loro presenza in questa terra. I primi ad abitarla e a capire come viverla. In latino, genus loci, loci, è l'idea del soprannaturale che protegge ogni luogo, dando vita alla sua vera natura. D.H. Lawrence scrisse nel Il mare e la Sardegna, ovunque uno si trovi, il luogo ha la sua coscienza. L'uomo, vivendoci, ha portato il luogo alla propria coscienza, dandogli la sua espressione e infine lo ha completato. Furono i siculi i primi a portare coscienza alla Sicilia o la completeranno? A ogni gruppo di abitanti portato una nuova coscienza? Perfetto. Capire la Sicilia per Goethe è la chiave per capire l'Italia. Scrive: aver visto l'Italia senza aver visto la Sicilia è come non aver mai visto l'Italia. Ma la Sicilia non è una terra che puoi conoscere in tre solo settimane. Attraverso le mie numerose conversazioni con i locali capisco che la Sicilia è fonte di perplessità anche per chi vive qui. La complessità di questo luogo, mi dice l'avvocato Giovanni Leone, si manifesta nell'essere terra di montagna che ama il mare. E mi fermo lì per introdurre la prossima lettrice. Tina Calosa. Nonostante le mani facciano sempre lo stesso movimento, il risultato non è lo stesso. Un giorno tutto mi è contro. La duma non si scioglie come dovrebbe. La lavori con le palme delle mani e ti bruci. La fai a palline, si raffredda troppo velocemente. Non hai dormito per niente quella notte. Tua sorella ha partorito un bambino e il tuo collega è ricoverato in ospedale. La mozzarella ti vuole resistenza. Senti il peso del barile e del siero. Alcune mattine le cose vanno diversamente, il mondo ti accoglie, ti regala vari punti di vista, la duma si scioglie facilmente nell'acqua che bolle, la stendi sulla palla di legno ed è come seta, la tiri sopra, al di sopra della tua testa e poi te ne stacchi a matasse che si sciolgono nelle tue mani. Rotoli ogni matassa nel peperoncino rosso o nel pistacchio. Presi la matassa dalle formine e gli dai la forma finale. Oggi Sebastiano e Salvatore della tenuta d'Agamello stanno lavorando col barile del latte vivo. Separano, riscaldano, scremano, formano e pressano. Alle 8 del mattino Giovanni viene a prendere il siero per i maiali della sua azienda. E da questi maiali che i macellai locali producono la salsiccia secca. È un insalato tradizionale di Palazzolo che molte persone, Giovanni Leoni, Carmelo della macelleria Danasi, Francesco Torri della mia Sicilia, dicono vengo prodotto a Palazzolo dalla notte dei tempi. E proprio dalla tenuta da Chimele che si prepara una specialità con la salsiccia di Palazzolo, dove viene arrotolata in pasta filante di formaggio e servita in forma cilindrica. Sebastiano, il proprietario della tenuta, lavora accanto a Salvatore, il suo assistente di 9 anni più giovane. La famiglia di Sebastiano ha una fattoria di vacche, rinnovata per i bovini, che non vengono nutriti con il mangime genericamente modificato, bensì con vari tipi di erbe locali. Al giorno d'oggi è un fatto abbastanza inusuale. Il mangime geneticamente modificato è molto più economico di quello biologico ed è per questo che Sebastiano definisce il loro latte nobile. Durante la mia ultima visita nella tenuta, Sebastiano non ha dormito tutta la notte per preparare gli ordini per il Ferragosto. Il lavoro che circonda la produzione dei formaggi è enorme. Gli chiedo, perché non meccanizza la produzione per rendere il proprio lavoro più facile?
A giorno d'oggi tutto è prodotto in una larga scala, mi dice. Il cibo è diventato industriale. Per me è importante mangiare cose fatte in casa. L'unico formaggio che mangio è quello che faccio qui. Il formaggio che come fresco alla mattina deve essere mangiato lo stesso giorno, senza conservanti, assume la giusta consistenza, diventa robusto. La protezione in questo caseificio è un'armonia, con un'essenza che percepisco naturale, che riconosco come familiare, nonostante questa sia la mia visita in Sicilia, una conoscenza. La musica che proviene dalla valle ci raggiunge prima dell'odore di citronella e di gelsomino e di bella di notte. Scendiamo giù per la terrazza di verde, preoccupati per le troppe zanzare e il carello che ci avvisa di stare attenti al cane che abbiamo appena passato. Quando sentiamo il rumore dell'acqua che scorre e un vocio ci tranquillizza. C'è una luce sotto un grande albero, vicino a un corso d'acqua. In fondo alla valle c'è un mulino ad acqua ristrutturato, che questa notte vediamo in funzione. Davanti al mulino, disposto sul vassoio, ci sono i formaggi della tenuta d'Agamennone, servite insieme a un vino rosso. Formaggio e grano, provo la rotolata e pietre che grida. Provo la con pistacchio, ricotta al forno, cacio cavallo. Le provienono tutti sotto la luce dell'albero osservando questa rinascita. Grazie mille Tina. E adesso legge Claudia. All right, so I'm gonna lean, it's not gonna look good, but otherwise you're not gonna hear me. E c'è lo scotch. Un attimino, eh? Okay. Il bordo, tradotto da Lorena Lava. Quello che avete letto, che invece hanno letto fino adesso, l'ho tradotto io l'altra notte. Ok, all the nature has of great, all that it has of pleasant, all that he has of terrible can be compared to Etna, and Etna cannot be compared to anything. There was Dominique Vivant Denon, Voyage in Sicily, 1788. Quindi questa era una frase dal libro di Dominique Vivant Denon, che praticamente ogni cosa che la natura grande può essere, è piacevole e terribile, può essere comparata all'Etna, ma l'Etna non può essere comparata a nient'altro. Anche i climi più ostili accedono al più umano che è in tutti noi. Cos'è il più umano? Ciò che ci rende vulnerabili. La fame, la mancanza, la paura, il terrore, il calore, l'essere visti, innamorarsi, sperare, desiderare, fidarsi. Quando i siciliani modificano lo script, si addentrano in un luogo di vulnerabilità, molto simile a quello che si vive nelle pendici del vicino Etna. Un luogo a contatto con gli elementi, aria, fuoco, acqua, la minaccia costante dell'esplosione, cenere, lava, catrame. Ma si tratta del compromesso che facciamo quando scegliamo di abitare l'imprevedibile. Questo, allo stesso tempo, dà alla vita un limite. Un'intima soddisfazione? Il tempo vissuto è un tempo guadagnato, un dono, un qualcosa che avrebbe potuto essere portato via con estrema facilità. La vita dei bambini a casa famiglia, un orfanotrofio di Palazzo Lacreide, è modellata da questa precarietà. Alcuni dei ragazzi, per arrivare fin qui, hanno attraversato il deserto sahariano, la Libia e rischiato di essere oggetto della tratta di esseri umani. Nel 2016 i migranti che arrivarono in Sicilia provengono dall'Africa occidentale, ma nel corso dei secoli sono arrivati da tutti i paesi limitrofi. In quest'isola le storie di diaspora vanno e vengono. Greci, romani, francesi, spagnoli e bizantini, tutti venirono in Sicilia. E siciliani vanno in Australia, Germania, America, in tutto il mondo. Quindi è normale che a casa famiglia noi non cuciniamo solo i pezzi di un centro di sfollati, ma anche i macigni e la lava del centro. La precarietà è un fattore della società contemporanea, dice Turi Scalora. Il cuoco stasera è uno dei direttori di Accra Residency. La precarietà è sempre presente nella mia idea di cucina.
Nei giorni che precedono la festa di San Sebastiano a Palazzolo, i fuochi d'artificio esplodono come bombe dalla mattina alla sera, ci svegliano e a noi ospiti di Acrai ci impressionano. Dentro le bombe di couscous che prepariamo alla casa famiglia c'è un nucleo di pistacchio che si fonde quando lo friggi, un impasto di pistacchi che viene cotto nel latte e condito solo con sale e pepe. Noi arrotoliamo l'impasto in palline e insaporiamo con le mandorle. C'è poi da cuocere tutte le cose rosse, barbabietole, peperoncini, cipolle rosse e carne rossa, per realizzare un risotto vulcanico, imbottito di spezie. Si può gustare l'esplosione delle spezie, dice Turi. Mangi e dopo 6 secondi le senti. Quella notte, dopo il sole che è tramontato, non c'è caos né movimento. 25 persone sono in fila per il cibo, per mangiare e tornare a posto. Noi cerchiamo di parlare con loro, chiediamo di raccontare le loro storie. Poi siamo attratti da un altro tipo di spettacolo. Salvatore e Kevin, due dei due più giovani abitanti della casa famiglia, hanno deciso di mostrarci qualcosa. Salvatore canta 3 canzoni, mentre Kevin fa il MC, il microfono, è il padrone di casa e si balla. Qualcun altro vuole cantare? Abdul si dà al rap, poi Kennedy. Al di fuori dei ragazzi che sono rimasti in silenzio, proviene una musica fatta di lotte, di vulnerabilità e un voler essere un giorno così famosi e chic da sentire il bisogno di distaccarsi da loro. Se vai abbastanza in profondità, in qualsiasi cosa ritroverai una fiamma. Quindi vorrei chiedere ai ragazzi, cos'è la connessione tra cuore e fuoco? Ma non ci sarà occasione di farlo fino a quando comprendo che la connessione non ha bisogno di essere spiegata. Il cuore è calore, nella profondità degli strati sotto di noi risiede il fuoco e il coraggio di muoversi, rilasciare per cambiare. Grazie Claudia. E l'ultima lettura è Adriana Re, benvenuta. Puoi tenere? No, io sono bassa, quindi lo posso anche mettere con me. Va bene. Mi sentite? Sì. Uni mangiano due, mangiano tre. All'inizio del XX secolo, andare a mangiare fuori consisteva nell'andare in osteria, una casa aperta al pubblico. Immaginate tavoli semplici con tovaglie semplici, niente cameriere eleganti, il menù è semplice e diretto, uova bollite, carciofi, polpette, crocchette e arancini. La gente ci si recava nel pomeriggio presto per incontrarsi, parlare e mangiare, niente di sofisticato e non troppo portato. Anni dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vari ristoranti cominciarono ad aprire e di tanto in tanto un menù del Nord Italia spuntava e diverse portate venivano offerte. Ciò nonostante, l'osteria rimase alla base della cucina contadina di Palazzolo e all'osteria che intere famiglie gestivano i propri affari da generazioni. L'osteria è il luogo dove la manualità è preferita alla meccanizzazione. Come in un feudo, la maggior parte delle tradizioni culinarie di Palazzolo proviene dal cibo che varie generazioni di contadini hanno prodotto in questa terra. Durante il Medioevo Palazzolo era una città feudale, amministrata da baroni normanni che vissero fino al terremoto del 1693 in un castello sulla collina più a nord della città, a ridosso della Valle dell'Anapo. La storia del paese seguì la sorte dell'intera isola e dunque seguitarono angioini e aragonesi. Si dice che il fantasma di uno di questi, Artale d'Aragona, vaga ancora oggi per le rovine del castello. Il sistema feudale durò fino al 1812. La vita per i contadini non era certo facile e si dovevano contentare di ciò che c'era. La loro dieta era scarsa e semplice, pane e latte, per chi possedeva una mucca, era colazione tipo. A pranzo, invece, c'era insalata di pomodori freschi, una volta arrivata dall'America del Sud nel XVIII secolo, condita con sale e olio d'oliva, parmigiana di melanzane, quando le melanzane arrivarono dall'Asia, farina macinata fresca ogni giorno e pasta fresca per cena. La bontà inizia molto prima di iniziare a cucinare, ancor prima di arrivare nella cucina di Maria Santina Tinè. Cucina da sempre la signora Tinè, sin da quando era bambina, e iniziò facendo il pane. Col tempo le piacque a inventare ricette come la pasta con salsa nera, che chiama spaghetti di mezzanotte, e che dire delle torte e delle creme.
Per molti anni Maria Santina ha cucinato una zuppa con le fave tramandatela dalla sua bisnonna. La zuppa di Nè veniva preparata per più di 40 persone e attirava tutta Palazzolo per la sua bontà. La zuppa è il simbolo della sua generosità, la sua vitalità è contagiosa e la sua maestria in cucina ti fa venire l'appetito. A casa di Tinè, se una delle strade principali della città, versiamo farina di semolino dentro formine sul tavolo e aggiungiamo sale e un po' d'acqua. Lavoriamo la farina finché diventa pasta, impastando fino a che diventa dura. La lavoriamo più volte in pezzi lunghi e piatti, poi la tagliamo in strisce, tracciando linee orizzontali e verticali con il coltello, fino a ottenere una scacchiera di piccoli quadrati. Tinè tira fuori uno stendino di legno, fatto di sottili canne, e pressando i quadrati sullo stendino finché si curvano in cavatelli, una pasta locale molto conosciuta, a forma di conchiglia. Lavoriamo insieme e Tinè mi parla, raccontandomi della sua infanzia, dei suoi lavori, barzellette, racconti e proverbi dei suoi antenati. Riscaldiamo capperi di olive nere in olio d'oliva, aggiungiamo basilico e passata di pomodoro finché diventa sugo. Saltiamo funghi con cipolle e olio d'oliva, aggiungiamo altri pomodori cotti e versiamo in una forma di noci tritate per fare la pasta alle noci, una ricetta di cui sento parlare da quando sono arrivata a Palazzolo. Come i biscotti bolliti, un'insalata di cipolle, peperoni e olive, è un piatto che esiste dalla notte dei tempi, molto di quel che venga a conoscenza qui e al di là della memoria. Tinè, scrittrice e artigiana, ha raccolto le ricette del mondo contadino, tramandate nella sua famiglia a voce, in un quaderno che poi mi porge. È semplice, scarno, ma fa venire l'acquolina in bocca. Passa con il fidanchietto selvatico, peperoni secchi, olio d'oliva, acqua, peperoni rossi, frittelle di fidanchietto selvatico, broccoli nella pastella, minestrone col pane, zuppa di zucca gialla con noci. Tinè ha trascritto a memoria un libro di favole, preghiere, detti e ricette locali che imparò dalla sua bisnonna. Nella dedica scrive come le sere corresse incontro alla sala bisnonna, al suo ritorno dal lavoro alla fattoria. Insieme peliamo le fave per la zuppa e prepariamo il grano da portare al mulino la mattina dopo. Facevo tutto questo con piacere, scrive Tinè, perché sapevo che con il lavoro sarebbero venuti anche i racconti, le ninna nanna, i proverbi e i canti. La tradizione orale del parlare e lavorare per un momento tramandata fino a me. Allora, questa è la fine. Voglio dire che il testo è anche tradotto lei, Adriana, questo testo bellissimo in italiano. E allora, grazie a tutti. Credo che adesso andiamo al concerto. Sì, allora, il concerto è al Museo dei Viaggiatori. Sapete tutti dov'è il Museo dei Viaggiatori? Sì. Bene, potete già andare perché vi aspettiamo lì. Siamo proprio per il concerto.